È giunto ora il momento di fare un check sullo stato di salute del mercato, ma anche di scoprire il nome del vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno, che potrà finalmente provare la nuova Hyundai i10. Amici di Safe Drive, è una location inedita, quella che abbiamo scelto oggi per la nostra consueta intervista mensile con Pierluigi Bonora e le opinioni che riguardano il mercato dell'auto. Non poteva esserci un'ambientazione migliore questa volta. Abbiamo sempre parlato di un mercato dell'auto in crisi, però mi sembra che qui a Ginevra, l'84esima edizione del Salone, si respiri un'aria un pochino più positiva. Tu cosa ne pensi, Pierluigi? Beh, vediamo tanta gente, tanti colleghi giornalisti, tanti media, l'impatto con il pubblico ci sarà nei prossimi giorni fino al 16 marzo e lì si toccherà con mano veramente il futuro possibile acquirente, cosa ne può pensare di queste novità. Tante novità, tante anteprime e un gruppo italiano o italo-americano, direi più italiano, che è Fiat Chrysler Automobiles in grande spolvero. Ho visto la Maserati Alfieri che è veramente un portento e anche l'Alfa Romeo 4C, un segnale importante per l'industria italiana, per l'occupazione e auguriamoci che veramente da Ginevra, e questo l'ho anche scritto sul giornale, parta questa nuova positiva avventura della nuova Fiat, Fiat Group, Fiat Chrysler Automobiles. Ecco, però non solo Fiat, tanti altri marchi. Adesso siamo qui di fronte allo stand Hyundai, poi scopriremo perché. Beh, non dimentichiamo la Ferrari con la California T. Ovviamente, vanto italiano. E quali sono secondo te le case più rappresentative che più risplendono qui al Salone? Beh, diciamo, a parte il gruppo che ho citato prima, compresa la Ferrari, i soliti tedeschi, con questa novità in assoluta del gruppo BMW che è la serie 2 Active Tourer, un monovolume, e il fatto che è una trazione anteriore è una grossa rivoluzione nella casa bavarese. E poi c'è il concept della Mini Clubman, altra macchina molto interessante, il solito mastodontico con i suoi tantissimi marchi, gruppo Volkswagen, e i francesi, Renault con Twingo, ecco, Twingo è una bella macchina. E poi PSA, abbiamo Citroën con l'Airbump, la Cactus, il gruppo Peugeot che presenta la piccolina, la 108, molto simpatica. E poi la 308 che si è aggiudicata il titolo di auto dell'anno, un titolo più che ben meritato per il modello che è bello, è tecnologico, ma soprattutto per ridare un po' di ottimismo a questo gruppo, il gruppo PSA Peugeot Citroën, che sta vivendo un momento molto difficile, che ha visto la famiglia Peugeot cedere davanti, diciamo, alla situazione drammatica dei conti, facendo entrare nel capitale sia i cinesi di Dongfeng sia lo Stato francese, cioè l'Eliseo. La Peugeot, quindi, dopo 200 anni, ha perso, Peugeot, scusami, la famiglia Peugeot ha perso il controllo, pur rimanendo ovviamente sempre azionista. Tanta concretezza che comunque si sposa anche con rispetto per l'ambiente, ancora Certo. una volta, per esempio, sullo stand Mitsubishi, tre concept ancora dedicati all'ibrido. L'ibrido, ecco, l'ibrido è un tema molto importante. Nel suo incontro con i giornalisti, Marchionne, che è l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, ha sparato ancora una volta a zero contro l'elettrico, dicendo che è un disastro per quanto riguarda le finanze di una casa. Non ci crede Marchionne all'elettrico, però crede all'ibrido perché ha già anticipato che tra qualche anno ci sarà un ibrido plug-in per il mercato americano. E l'ibrido è la soluzione, diciamo, ideale in questo momento. Se poi è plug-in, meglio ancora che puoi ricaricarlo direttamente insieme al GPL, insieme al metano. Un buon compromesso. Sempre in tema di concretezza, sullo stand Hyundai ci troviamo oggi Pierluigi perché dobbiamo eleggere anche il vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno. Il protagonista che potrà provare questa volta la piccolina della casa coreana, la i10. Qualche accenno su questa vettura che comunque è spiritosa, che arriva un po' dappertutto e all'interno si guida anche bene. Beh, l'abbiamo qui dietro, rispetto alle vecchie Hyundai non ha nulla a che fare, è una macchina che ha anche una sua imponenza, seppur si tratta di una city car, è gemella, diciamo, della Kia Picanto, Hyundai e Kia sono lo stesso Sì, gruppo, certo. ha dei buoni motori, ha un interno spazioso, un bel design molto europeo, i coreani hanno in poco tempo, diciamo, hanno
rivoluzionato il concetto di automobile che avevano una volta. Sono quasi diventati europei. Sono di fatto europei, soprattutto come stile e nel saper interpretare i gusti degli europei e degli italiani. Ok, allora possiamo intanto andare a elencare i tre finalisti, Pierluigi. Il primo è Daniele Mannarà, classe 1989 di Milano, appassionato di musica, nuoto e ovviamente motori. Passiamo poi a Salvatore Raffa, classe 1981 di Torino, lui è un ingegnere invece. E infine un più giovane, Filippo Maiandi di Cremona. Come sempre a te Pierluigi l'onore di decretare il vincitore. La giuria ha deciso di premiare Filippo. Di Cremona. Filippo Maiandi di Cremona, benissimo, complimenti, avrai così il piacere e l'opportunità di passare una giornata in compagnia di Safe Drive al volante di questa automobile e poi sul quotidiano Il Giornale e sul magazine Automobilismo di raccontare la tua esperienza. Esatto, e poi ricordiamo anche il portale Pit Stop Advisor. Quindi Filippo, noi ti aspettiamo per la prova dell'i10 e voi telespettatori continuate a seguirci, anche perché la prossima settimana avrà inizio il primo dei due speciali interamente dedicati al Salone di Ginevra 2014. Ciao! Grazie a tutti, arrivederci da Ginevra. Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner.